oggi prepariamo un'insalatina di farro e piselli, una ricetta molto semplice, niente di che, veloce da fare. La particolarità di questa ricetta oggi è che la andiamo a condire con l'olio al basilico. E l'olio al basilico è l'idea che vi volevo passare perché tutti abbiamo sul terrazzo una pianta di basilico che inizia ad ingiallire. Se usate le foglie del basilico frullate così con il limone e l'olio, otterrete questo condimento che davvero renderà particolare ogni vostra ricetta. È buonissimo e vi sarà molto utile. Ingredienti per due persone: 150 g di farro, 100 g circa di piselli, vanno benissimo anche surgelati. Poi per l'olio al basilico ci occorrerà dell'olio extravergine di oliva di ottima qualità, delle foglie di basilico fresco e un po' di succo di limone. Iniziamo la ricetta bollendo il farro. Oggi si fa molta attenzione all'alimentazione sana, si cucinano spesso questi cereali un po' antichi, un po' ricchi di fibre. L'unico problema che hanno è che hanno una cottura abbastanza lunga. Di solito sulle scatole c'è scritto 14 minuti, ma ci vogliono 20 minuti in realtà di bollitura. Nel frattempo che bolle, noi andiamo a preparare l'olio al basilico. Questo davvero diventerà un vostro alleato. Olio extravergine di oliva, foglie di basilico e succo di limone. Andate a frullare tranquillamente tutto insieme. Se ne preparate un pochino di più di quello che ci servirà oggi per la ricetta, non è un problema, lo coprite con la pellicola e lo conservate in frigorifero. I piselli non hanno una cottura lunga come quella del farro, naturalmente, quindi li andiamo ad aggiungere quando mancano 6-7 minuti al termine. Una volta che è tutto pronto, andiamo a scolare velocemente piselli e farro sul nostro lavandino e andiamo a raffreddarli come si fa con un'insalata di riso, con il getto dell'acqua fredda del rubinetto. Sarà ben scolato, andiamo a trasferire il tutto sulla ciotola dove andremo ad insaporire questa nostra insalatina. Io di solito la preparo la mattina per il giorno a pranzo, la faccio sempre un po' in anticipo così si insaporisce anche meglio. Nell'insalatina naturalmente andremo a mettere il nostro olio al basilico che vi assicuro dà una spinta a questo piatto così semplice e incredibile, lo rende profumatissimo. Io lo copro poi con la pellicola e lo faccio riposare in frigorifero per un paio d'ore come minimo prima di portarlo in tavola. Vi assicuro un piatto di quelli sani, leggeri, buonissimo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, arrivederci, alla prossima!